Questa poesia l'ho scritta qualche anno fa e purtroppo è ancora attuale. Per lavoro ho a che fare con bambini e adolescenti e mi sono sempre domandato come glielo spiegheresti a un bambino quello che sta succedendo in Siria. Vaglielo a spiegare a quel bambino che le mani congelate e il corpo che trema è normale. Vaglielo a spiegare che non c'è più acqua e quella delle pozze è sotto le bombe. Vaglielo a spiegare che non c'entra niente lui, che il corpo a brandelli del fratello non se lo merita. Vaglielo a spiegare che gli aerei portano via le persone, ma in un modo che lui non conosce. Vaglielo a spiegare che hanno deciso di ammazzarli tutti, che il consenso è collettivo, che c'è quindi un motivo, che se cerca il sole annegato nei gas lo trova in alto, dietro ai fantasmi delle case. Vagliela a spiegare che mentre tua sorella muore per strada c'è chi non conosce il nome della sua città. Diglielo se questa è civiltà. Vagliela a spiegare che chi ti manca puoi vederlo di nuovo un giorno. Vagliela a spiegare che la polvere si leva dal viso, che c'è speranza oltre il sorriso, che non si muore a 5 anni, ma anche a 100 dopo gli affanni. Vagliela a spiegare che c'è qualcun altro oltre al nemico, col cuore di pietra e che nasconde il viso, per non guardare e non sentire che c'è qualcos'altro oltre il morire. Vagliela a spiegare che non con testate carichi di chiodi, non con mitra, fosforo e odio per Dio si muore, ma per devozione e amore, che alle preghiere segue la pace, non il pianto quando tutto tace. Vagliela a spiegare che tutto questo è un vezzo, che moriranno senza un lamento, che non ci sarà tempo per pregare. Vaglielo a spiegare che se lo sono meritato di morire, altrimenti resteranno basiti, aggrappati all'idea di un uomo giusto che non fa il bene ma piange composto. Vagliela a spiegare che non è normale restare vivi soltanto se qualcun altro muore. Vagliela a spiegare che il petto di sua madre non è fatto per fare scudo, che le braccia di suo padre dovrebbero essere attorno a lui, non in strada, carbonizzate. Vagliela a spiegare che tutto si può spiegare, anche la casa di Verta è scarnificata, i cadaveri in piazza, le bombe pesanti che fanno tremare la terra, gli occhi, i cuori di chi impazza. Vagliela a spiegare che la città non c'è più, che l'umanità non c'è mai stata. Per lui è quel posto laggiù, vagliela a spiegare che l'odio non c'entra in quei momenti, è tutto un affare tra potenti, che lui è piccolo. Vagliela a spiegare che lui è troppo piccolo per vivere ad Aleppo. Vagliela a spiegare che anche noi ci siamo spenti quando abbiamo capito, sentito, di non avere parole per vincitori e vinti. Grazie.